Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata Computer Museum. In questa puntata parliamo della guida completa di iMovie. Infatti, in questa puntata voglio proprio parlare dell'utilizzo, di come si utilizza. Attenzione però, se siete qui per la versione per computer fisso e portatile, non è il tutorial giusto. Questo è solo il tutorial per la versione per iPad, iPod e iPhone. Allora, iniziamo subito il tutorial se siete nella recensione giusta, nella guida giusta. Allora, qui come ci troviamo? Ci troviamo in questa interfaccia che praticamente per iniziare un nuovo progetto basterà premere più. Ok, a questo punto ci troviamo davanti a questa cosa. Quindi, come leggete, dice di toccare qui per inserire nuovi filmati, video o foto. Qui in questo caso abbiamo dei video oppure delle foto, ok? Che vediamo qui, che possiamo andare anche a scegliere, quindi attraverso qui, oppure inserendo degli audio. In questo caso io andrò a inserire delle foto, prenderò ad esempio la foto che avevo messo come profilo, poi prendiamo come altra foto, andiamo a inserire un'altra foto, quindi basterà premere qui sempre. Andiamo a prendere la nuova telecamera della Computer Museo, poi andiamo a prendere esempio, non so, un'altra foto, prendiamo quella di GTA, esempio GTA sul cellulare, poi prendiamo le 4 ad esempio, non so, questo qua della pizza, ecco. Abbiamo preso adesso per esempio 4 foto, ok ragazzi. Bene, a questo punto la timeline è già stata creata e come vedete si muove come se fosse un filmato. Come vedete già va da solo, ha inserito già alcuni effetti. Ad esempio, adesso vi faccio vedere, come vedete la dissolvenza, qui ad esempio c'è anche un movimento, quindi è abbastanza, fa praticamente tutto da solo. Ok, allora a questo punto, come vedete, allargando così allargheremo la timeline. In questo caso, come vedete, possiamo decidere l'inizio da dove iniziare a zoomare. Quindi se ad esempio io zoomo dal mio naso fino, andiamo avanti e andiamo qui, come vedete farà questo effetto zoom. Andiamo alla fine e scegliamo magari un'altra parte dove zoomare, ad esempio nell'angolo. Quindi ad esempio prendiamo l'angolo e facciamo ok. Quindi in questo modo, come vedete, partirà dal naso e arriverà fino ad esempio all'angolo, come ho detto io prima. Bene, a questo punto abbiamo un esempio, adesso vi ho spiegato come si fa qui per zoomare nella parte giusta, quindi ad esempio anche questa partirà ad esempio dal faretto e andrà indietro fino ad arrivare a tutta la telecamera, quindi ad esempio aspettate che qua possiamo addirittura aumentare, selezioniamo e tipo facciamo arrivare qua. Bene, quindi a questo punto come vedete si sposterà nel modo giusto. Per allungare una foto, come vedete ci sono questi due cursori, basterà tenerne uno premuto e come vedete si allungherà il tempo. Quindi come vedete da sopra uscirà 5 secondi, 6, 7, 8 e così via. Comunque questo è molto utile ed è molto veloce come cosa, per farla durare ovviamente meno. Poi dissolvenze ci sono di due tipi, la dissolvenza normale e la dissolvenza tema. Tema cosa vuol dire? Tema vuol dire esempio questa. Come vedete, ok? Nel dissolvenze tema ci sono diverse, infatti basterà premere su impostazioni, adesso ve lo faccio rivedere, il tasto in alto a destra, basterà premerlo e usciranno certe impostazioni, come vedete, attuale, vivace, divertente, neon, viaggi, semplice, notizie e CNN iReport. Io vi consiglio molto, che è molto bello, CNN. Questo qui, CNN Report, perché, guardate, cioè, veramente molto bella anche come grafica, quindi sinceramente è molto perfetto. Poi andiamo in impostazioni, come vedete possiamo iniziare anche il video da inizio e da entrata a dissolvenza e inserire anche una musica tema. Poi ovviamente, ad esempio, se siete in vacanza potete fare anche un video vacanziero, diciamo. Infatti, come possiamo vedere, è molto carino da vedere anche. Però si può anche aggiungere un'altra cosa, che adesso non mi ricordo bene come si faceva, se
doveva premere due volte, no? Si poteva aggiungere anche un'immagine iniziale che faceva vedere praticamente il logo. Quindi adesso stiamo tornando indietro, attenzione con la freccia che è tornata indietro. Scegliamo, come ho detto, viaggi. No, ho scelto viaggi per la verità. Musica tema e questo, fine. A questo punto se premiamo play, come vedete, parte già un filmato d'esempio. Quindi veramente avete già un filmato in poco tempo. Adesso ho preso 5 minuti d'esempio, però veramente si può fare in poco tempo. Poi, una volta fatto, torniamo indietro. Una volta finito il progetto, cosa fate? Tornate indietro, ok? Il progetto verrà salvato, come vedete, in automatico. Potremo decidere addirittura il nome premendo due volte sul titolo. Selezioniamo il titolo, cancelliamo. Ad esempio, vacanze, esempio. Prendiamo un esempio e poi cosa possiamo fare? Addirittura fare questo click qui ed esportarlo su queste seguenti cose. Quindi esempio Rullino, YouTube, Facebook, Vimeo, CNN iReport, iTunes. Quindi veramente abbiamo una caterba di robe. E poi, esempio, adesso prendo YouTube, si può caricare in diversi tipi di modalità. Come vedete abbiamo il 360 per chi è che ha il telefono che ha meno memoria, 540 che è il formato televisore che come vedete è consigliato anche, e HD 720 che ve lo consiglio solo se ci sono dei video. Però come vedete veramente è molto utile questa applicazione per creare proprio i video di questo genere. Bene, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video. Adesso ci sarà l'esempio che ovviamente vedrete a fine video. Ci rivediamo alla prossima puntata del Computer Museo. Ciao!